Ultima edizione di Stadio News in studio, Riccardo Gatto. Il Palermo ha proseguito con una seduta pomeridiana a bocca di falco la marcia di avvicinamento in vista della sfida contro il Parma. I rossoneri hanno svolto lavoro atletico, esercitazioni tecniche ed una partita nel campo ridotto. Francesco Bozzoni ha svolto un allenamento differenziato e si è sottoposto alle cure dei fisioterapisti. Del futuro se ne occupa il mio agente, ma io voglio restare qui. Parole e pensieri di Sinisa Anđelković, difensore del Palermo, ospite ieri pomeriggio dello store ufficiale del club rosanero. Lo sloveno poi ha presentato la sfida contro il Parma di domenica pomeriggio. Ascoltiamo le sue parole. Sono contento che si è cambiato tutto 3 anni fa. Lo so come è successo, sono andato, sono contento, sono tornato qua per far bene e continuare così. Ancora parla il mio procuratore per questo. Sono tranquillo. Niente da fare, il commissario tecnico Antonio Conte getta la spugna per una possibile convocazione in azzurro di Paolo Dybala, attaccante del Palermo. L'argentino con passaporto italiano non avrebbe dato segnali positivi al CT della nazionale, che nel corso della sua visita al centro sportivo del Cagliari ha ammesso di non essere riuscito nel suo intento. Purtroppo Dybala non l'ha convinto alle parole di Conte. Un incontro per il rinnovo. Ieri pomeriggio Fernando Cosentino, agente di Franco Vázquez, ha incontrato il responsabile dell'area tecnica del Palermo, Dario Bacini, per discutere del futuro del fantasista argentino. Intesa quasi raggiunta, la settimana prossima probabilmente verranno apposte le firme sul rinnovo per continuare ancora insieme. Intervenuto ai microfoni di Stadio News 24, l'ex centrocampista del Palermo e del Parma, Stefano Morrone, ha commentato la striscia di risultati utili consecutivi ottenuti dal Palermo in queste giornate di campionato. Il Palermo è una buona squadra, ha spiegato Morrone. L'ho visto giocare un paio di volte in questa stagione e sono rimasto impressionato. Conduce un buon campionato e sta esprimendo un bel gioco. La società sta facendo un ottimo lavoro. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.